Eccoci, eccoci. Benvenuti alla Biblioteca Antoniana. Ci ritroviamo per la seconda serata di IAT qui nella sala Monsignor Onofrio Buonocore. Voglio salutare gli ospiti che per la prima volta questa sera si sono uniti al gruppo di IAT e per i quali voglio fare una premessa doverosa, perché noi siamo un gruppo che ormai nel tempo si è costituito, anche se a distanza, in qualche modo grazie al collante che è il presidente di DILA, Bruno Mancini, fondatore di DILA, tuttavia diciamo, c'è una connessione tra di noi, sappiamo quali sono in effetti le aspettative, no? Quali sono come dire, ciascuna serata un suo perché che conosciamo bene. Ci sono degli ospiti, quindi voglio chiarire che questa sera la Biblioteca Antoniana ospita un'associazione nata veramente diversi anni fa, che si è diciamo, allargata a macchia d'olio sul territorio nazionale ma anche estero e che trova delle sedi qui e lì in diverse città. Queste serate sono dedicate ad una serie, io direi, di performance, perché c'è una conduttrice che ringrazio per la sua presenza qui e che attraverso la modalità dell'intervista, come avete visto nei confronti del direttore, già cioè, ne abbiamo avuto un saggio, attraverso l'intervista ci racconta i protagonisti di DILA, i quali si esprimono attraverso il proprio modo di manifestare l'arte. Questa sera abbiamo le opere, per esempio, di Clementina Petroni Genzara. Clementina è una poetessa, giovedì sarà qui con noi anche con le sue poesie. Così come lei, questa sera ascolteremo le poesie di chi è qui in sala e che appunto questa sera avrà il proprio spazio. Ci saranno dei momenti musicali, così come anche ieri abbiamo ospitato qui in biblioteca. Ecco, sono quindi serate nelle quali appunto vivremo un'esperienza che voglio condividere anche con gli ospiti che appunto ci hanno raggiunto e che hanno deciso di essere con noi. Non voglio rubare tantissimo tempo, voglio solo dire che la sala Monsignor Onofrio Buonocore ha una presenza importante ed è il quadro alle mie spalle, Vittoria Colonna, che campeggia dietro ciascun interlocutore che prende posto qui in sala e che negli anni ha realizzato il sogno di Monsignor Onofrio Buonocore, che è una biblioteca viva, diciamo, non soltanto sul territorio, ma che ha saputo dialogare anche con l'esterno. Forse la pandemia ci ha dato questa opportunità attraverso i nuovi mezzi di informazione. E devo dire che Vittoria Colonna è una presenza costante. Ecco, quando ieri ascoltavo le poesie che abbiamo potuto, diciamo, sono state declamate in sala, mi sono resa conto che in effetti è un po' questo il senso di questi luoghi, la possibilità di esprimersi attraverso il proprio modo di diciamo, condividere l'arte, la propria interiorità, il proprio vissuto molto spesso e quindi vi ringrazio per averlo voluto condividere con noi in queste serate. Non voglio rubare tempo però alla manifestazione e naturalmente per chi è qui per la prima volta non è mai da questa parte del tavolo, ma Bruno Mancini è il signore che è lì ed è colui che ha dato avvio a questo straordinario, diciamo, questa straordinaria esperienza che è appunto DILA e che cammina sulle gambe di tantissime persone presenti in sala. Quindi questa è la scoperta che questa esperienza.